trovati in diretta da Provaglio Valsabbia, un applauso che vi chiedo di allungare perché questo era lo spazio del nostro Tonino Zana che purtroppo questa settimana è stato colpito da un po' di influenza, ma noi lo aspettiamo domenica prossima, sta già meglio, buona guarigione a Tonino, un applauso da parte nostra da qui. E allora in qualche modo ereditato da Tonino questa parte dedicata alla storia. Vicino a me ho un professore di lungo corso, è stato preside nei maggiori licei della città e della provincia, il professor Mauro Bortoletto, e poi ha fatto una scelta molto particolare, ma che io comprendo benissimo. Andando in pensione ha lasciato la città e ha scelto Provaglio Valsabbia come luogo della sua residenza. Professore, grazie per essere qui innanzitutto, ma perché ha scelto Provaglio Valsabbia? Ma è stato un insieme di coincidenze, avevo in mente di avvicinarmi al Trentino in cui sono cresciuto da bambino e di non allontanarmi troppo dalla città per mantenere contatto con i figli e con i nipoti. Per coincidenza attraverso internet è uscito questo paese che non conoscevo, che mi fu fatto vedere da mio figlio e la prima volta dissi no, qui no. Poi invece l'ho conosciuto, la gente è molto cordiale, come avete detto anche voi, c'è una dimensione umana di rapporti incredibile, c'è più vita sociale qui che in città. Un applauso a questo vostro concittadino che vi ha proprio scelti. Allora, lui è anche lo storico del paese, so che lui è un po' restio a questo termine, però è la verità. E adesso ci racconta, proprio così come avrebbe fatto con Tonino Zana, la storia della Pieve. Ecco, storico è una parola impegnativa, diciamo che molto sono modesto. Sono un dilettante della storia, però appassionato. La Pieve di Provaglio è stata per diversi secoli il centro della vita sociale, religiosa, quindi anche del paese. E quando parliamo della Pieve in questo senso storico non dobbiamo pensare alla chiesa che abbiamo davanti oggi, questa chiesa piuttosto imponente, solenne, che è stata fatta a fine Settecento nell'arco di 40 anni come sede già della parrocchia di Santa Maria. In realtà il senso sociale della Pieve è più guardando la canonica, quel palazzo abbastanza significativo architettonico che ha alle sue spalle. Per costruire la nuova Pieve, infatti, venne distrutta quella vecchia, di cui rimase soltanto il campanile. E infatti una delle cose tipiche che voi tutti vedete è la grande sproporzione tra il campanile, che è piccolo, e il resto della chiesa, che è quasi più grande del campanile, che è una cosa piuttosto strana. E per quel che riguarda la parola pieve, viene dal latino plebs, chi se lo ricorda, la plebe, tutti coloro che non erano nobili. Nel Medioevo, quindi, si formò questa associazione che aveva anche un carattere religioso, che però era la principale istituzione che guidava la vita in quei secoli lì. E la Pieve di Provaglio era molto importante, perché nell'intera Valsabbia ce n'erano all'inizio solo quattro. Beh, all'inizio ce n'era solo una a Vobarno. Poi vennero fatte altre, una a Idro, una a Savallo di Mura, successivamente anche in altri paesi. Ma quella di Provaglio era la più importante, perché qui si facevano tutti i sacramenti, qui si battezzavano i bambini non solo di Provaglio, ma dell'intero circondario. La Pieve, col passare dei secoli, siccome amministrava, siccome riscuoteva le tasse e le decime, diventò un di reddito per i nobili bresciani, i quali si facevano nominare pievani, non venivano neanche a Provaglio, non facevano la scelta che ho fatto io, non gli piaceva venire qui, se ne stavano in città, si godevano le loro rendite e addirittura nei documenti noi troviamo quanto valeva la Pieve di Provaglio in termini di soldi. Ma l'archivio della Pieve è molto ricco perché contiene gli atti notarili, eccetera, cioè praticamente era quello che oggi è l'intera amministrazione.
Finisco Noi rapidamente vorremmo ascoltarla, ma il tempo... Ok, volevo solo ricordare come divenne poi un centro culturale abbastanza importante. Ci fu un musicista, di cui parleremo dopo, molto importante a Provaglio, che ebbe un successo nazionale, e nella Pieve sono anche conservate le opere di questo importante artista, che è il Pasini, su cui abbiamo organizzato recentemente un paio di mostre, e che è un esempio significativo di arte allo stesso tempo popolare e moderna. Questo comune, ho finito, in passato non era parte della Valsabbia, era parte della quadra di montagna di Salò, ed è questo suo, questa sua natura lo rendeva anche un po' appartato, e fu un luogo di rifugio, sarebbe bello parlarne, di diversi personaggi piuttosto estrosi, stravaganti e trasgressivi. Grazie professore, bravissimo! L'omaggio all'artista Massimo Pasini, che era stato ospite a Teletutto nel 2007 durante una nostra trasmissione.